Lega Nazionale Pallacanestro. Passione italiana. Buonasera e benvenuti al Pallacanestro di Ravenna. Ci fermiamo subito per ascoltare l'inno di Mameli prima della dopo la presentazione delle squadre, prima dell'inizio della partita. Termineranno il loro processo di riscaldamento e poi fra 3 minuti e 50 secondi sarà partita vera, una partita che è il match clou della quinta giornata di campionato di Adecco Silver, che vede affrontarsi due delle squadre al vertice della classifica. Dopo 4 partite sono 4 le squadre in testa, tra queste Ravenna Roseto, Forato e Omegna, che ieri sera ha perso in volata a Treviglio. Al Pallacosta andrà in scena una partita che si prospetta molto equilibrata. I giallorossi vogliono esultare nuovamente davanti ai propri tifosi dopo la vittoria ottenuta due domeniche or sono contro Lucca. Ravenna che arriva a questa partita cavalcando una striscia di 3 successi consecutivi. Dopo lo stop iniziale in volata con Treviglio sono arrivati i successi contro Mantova, Lucca e domenica, dopo un supplementare a 10 di contro Roseto, è riduce da 2 successi consecutivi, l'ultimo domenica davanti a 2500 tifosi contro Mantova. Insomma, sono tutti i presupposti per una partita interessante che seguiremo con il commento tecnico di Giorgio Valli, che è qui al mio fianco. Buonasera Giorgio. Buonasera a voi, ciao a tutti. Dicevamo, una partita che si preannuncia molto interessante. Dando un'occhiata ai roster delle due squadre, una prima notizia dalle infermerie: non dovrebbe essere della partita Charlie Foiera, che domenica a Chieti sul finire del terzo quarto ha riportato una distorsione alla caviglia. Giordani probabilmente si riserverà di impiegarlo solamente qualora ci fosse bisogno estremo. Sperano i tifosi giallorossi, dopo la buona prestazione di domenica di Giacomo Cicognani, in netta crescita. Spera Giordani di poterlo far rifiatare, anche perché l'Akmar sarà di scena già sabato sera sul difficile campo di Omegna, un calendario che non dà tregua alle squadre. Questo turno infrasettimanale, insomma, completa un ciclo di... la partita di Omegna completerà un ciclo di 3 partite in 6 giorni, insomma un ciclo davvero di fuoco per queste squadre. Sicuramente le squadre però sono attrezzate, penso che sia coach Lanfranchi che coach Melillo sanno di questa cosa qua e hanno utilizzato con buoni minutaggi gran parte del loro roster, quindi anche se magari il gioco forza a Foiera non sarà della partita, gli altri daranno quel 10% in più. Diamo un'occhiata ai roster delle due squadre: per Roseto col numero 4 Faragalli, col numero 6 Sowell, col numero 8 Alex Legion, col numero 10 Stanic, col numero 11 Leo, col numero 12 Genovese, col 13 Marini, col 14 Papa, col 15 Pomenti e col 20 Visconti. L'allenatore è il mitico Phil Melillo. Per l'Akmar Ravenna col numero 7 il capitano Francesco Amoni, col 9 Giacomo Cicognani, 10 Eugenio Rivali, 11 Luca Bedetti, 13 Mattia Ricci, 15 Matteo Tambone, 16 Francesco Foiera, 18 Giorgio Broglia, 19 Andrea Locci e 43 Adam Sollato.
sta per cominciare la partita, manca poco meno di un minuto alla palla 2. La partita sarà diretta dai signori Enrico Bartoli di Trieste, Vito Modesto Stoppa di Polignano a Mare e Alessandro Perzavalle di Grugliasco. Ravenna partirà con il quintetto formato da Rivali, Bedetti, Sollazzo, Cicognani e Amoni. Roseto invece è ancora raccolto in Adel vicino a Filmelillo. Dovrebbero partire Stanic, Ligion, Sowell, Visconti e probabilmente uno tra Genovese e Leo. Direi Leo, visto che anzi no, entrambi hanno entrambi esatto ambiscono a partire subito, però intanto diciamo che c'è una bellissima cornice di pubblico qui al Palacosta con i tifosi giallorossi colorati e numerosi sulle tribune, ma una folta rappresentanza ospite molto rumorosa che ha cantato l'inno di Mameli a squarciagola. Svelato il mistero, in quintetto c'è Leo. Tutto è pronto qui al Palacosta per la prima storica diretta sulla web TV della Adecco Silver. Si scambiano i 5 i giocatori, ma tra poco sarà battaglia vera sulle tavole del Palacosta. La palla 2 se la contenderanno Giacomo Cicognani e Luca Visconti. Tutto pronto a Palacosta, si parte, è iniziata Ravenna Roseto, la prima palla è nelle mani di Nicola Stanic che chiama il gioco d'attacco, scambia con Visconti. Stanic attende l'uscita di Sowell che ricciola, poi cerca sotto canestro Leo, c'è la deviazione di Francesco Amoni che lascia 14 secondi per andare al tiro per Roseto, rimessa dal fondo per gli ospiti in maglia blu. Stanic per Sowell che prende la tripla senza esitare, il tiro è lungo, a rimbalzo solo maglia bianca, controlla sull'asso che serve Eugenio Rivali. Rivali scambia con Cicognani, Bedetti in punta, ribaltellato per sull'asso, torna nuovamente da Rivali, Piccarò con Cicognani, spezza il raddoppio Rivali, poi arma la mano di Bedetti da tre punti, il tiro è buono ma sbagliato, rimbalzo l'attacco di Cicognani che sbaglia sulla posizione di Visconti, poi il rimbalzo di Stanic che guida la transizione. Carros, Stanic, Visconti, poi Stanic va da Leo nell'angolo, si butta dentro Leo, scarico per Visconti, i primi due punti della partita sono per la Modus FM Roseto. Ravenna è già di là con Bedetti, Bedetti attacca il cuore dell'area, poi scarica per Amoni che finta il tiro da tre punti, poi lo prende, è una tripla che fa esplodere il Palacosta. Partita a ritmi subito altissimi, Giorgio. Sì, tra l'altro parlando in anteprima con il coach Lanfranchi mi ha detto che vogliono tenere alta l'intensità e alto il ritmo soprattutto in casa, e le prime battute hanno già fatto vedere questa caratteristica della squadra di Ravenna. Legion prova a rispondere a Amoni ma sbaglia, Visconti salva ma nelle mani dello stesso Amoni, arriva in transizione, scarica per Cicognani sotto canestro, fa saltare Legion e deposita i primi due punti della sua partita, 5-0 di parcella Ravenna che vola sul 5-2 dopo 1 minuto e 40 di gioco. Stanic in palleggio, ci va da Ligion, post basso di Visconti contro Cicognani, lo attacca verso il centro, poi ribaltamento di lato per Stanic che attacca Rivali sul fondo, fuori per Leo, spinta il tiro, poi lo prende, il palleggio resta il tiro, ben fatto ma sbagliato, altro rimbalzo di Amoni che serve subito Rivali. Pick and roll per iniziare il gioco con Cicognani, Rivali al centro dell'area, scarica per Sollazzo nell'angolo da tre punti, il tiro è ben costruito e va a bersaglio. Diciamo che la scelta iniziale, forse se una scelta non lo so, Roseto attende abbastanza in mezzo all'area perché teme le penetrazioni di Ravenna, e Ravenna sta brava già con due conclusioni da tre punti a punire questo estremo floating da parte dei difensori rosetani. Attacca Sowell ma perde palla, c'è il recupero di Amoni, poi Rivali guida la transizione, si butta dentro, poi cambia lato, Bedetti sfidato al tiro, attacca in piccarossa Cicognani, poi si butta dentro, c'è un contatto falloso sanzionato al numero 10 Stanic, è il primo fallo per il playmaker di Roseto, è il primo fallo di squadra per la Modus FM, rimessa laterale in zona d'attacco per Ravenna con 14 secondi per andare al tiro, Bedetti serve Rivali, restituisce il pallone alla sua guardia, Bedetti attacca sul pick and roll, palleggio, resta e tiro, poi
In realtà Benedetti cerca uno scarico per Cicognani che non si avvede nel passaggio. C'è però l'ultima deviazione di Bisconti che regala una rimessa dal fondo per Ravenna con 5 secondi per andare al tiro. Rivali per Cicognani che gli restituisce il pallone. Arcobaleno di Rivali che non vede neanche il ferro. Scadono i 24 secondi, palla persa dell'attacco ravennate. Sicuramente Ravenna ha modo di giostrare e di far vedere sia la continuità offensiva nelle prime azioni, sia quella di prendere tiri e penetrazioni in mezzo all'area. Dovrà continuare comunque a muovere la palla per cercare di mettere nelle mani dei giocatori giusti la palla per un ottimo tiro. Stanic nel frattempo sblocca Roseto da quota 2 con una tripla che vale il meno 3, 8 a 5 Ravenna, 6 e 40 al termine del primo quarto. E se riceve Sollazzo che restituisce a Rivali, poi ancora Sollazzo. Arriva Cicognani per il pick and roll. Sollazzo prende l'arresto e tira da 3 punti. Tira buono ma sbagliato, vola a rimbalzo Sowell che guida la transizione, poi Stanic si butta dentro, alza la parabola ma sbaglia, si lotta a rimbalzo, il pallone è catturato da Cicognani, molto presente sotto le planche, poi subito transizione offensiva, scippato Benedetti da Sowell, poi attacca il ferro Sowell, si appoggia al vetro e sbaglia, c'è un fallo fischiato da Eugenio Rivali, è il primo fallo del playmaker giallo rosso ed è il primo fallo anche per Lachmar nel quarto. Sicuramente l'esperienza di Savoli si è vista in questo frangente, ha recuperato palla, è andato a guadagnarsi due facili tiri liberi, anche Roseto ci sta a correre e devo dire che Stanic da una parte e Rivali dall'altra sono sicuramente le anime di queste due squadre, li stanno ispirando con penetrazioni e facendo giocare i giochi giusti a entrambe le compagini. Segna il primo libero Savoli, 21 su 24 in stagione, 88%, tiratore discretamente affidabile. Un giocatore d'esperienza, 32 anni, un giocatore che ha girato in lungo e in largo all'America Latina, quindi sicuramente l'esperienza è la sua prima arma. Reduce da una stagione in Venezuela, il Trotamundos, dove ha messo a referto 14 punti di media. Rivali in punta per Benedetti, si va da Amoni, off basso di Sollazzo contro Ligion, vuole attaccarlo, Sollazzo cerca l'avvicinamento sul piede perno, gran movimento di Adam Sollazzo che va a depositare il punto numero 5 della sua partita. Sollazzo a Chieti ha disputato forse la sua peggior partita in maglia giallorossa, ma non era mai stato sotto quota 23, a Chieti si è fermato solo per dire a 13. Quindi sicuramente vorrà riscattarsi, lo fa vedere giocando in varie posizioni del campo, come aveva detto Lanfranchi, un giocatore che parte da giovane a fare il playmaker, però sa ricoprire anche più di un ruolo. Appena lo abbiamo elogiato, palla persa banale di Sollazzo che lancia il campo aperto di Legion, va a depositare due punti facili che valgono il 10-9. Ravenna, Benedetti in punta da Cicognani, non ci sono ancora stati cambi nelle due squadre. Amoni liberato al tiro da 3 punti, tiro buono ma sbagliato. Cicognani con presenza, rimbalzo d'attacco, corregge in tapin l'errore del capitano giallorosso. Molto bene Giacomo Cicognani in questo avvio. Sicuramente presente, c'è bisogno di lui questa sera, sicuramente si fa vedere. Stanic attacca sul pick and roll, scarica per un buon tiro di Bisconti, piazzato ma sbagliato, rimbalzo di Sollazzo che serve subito Rivali. Rivali in campo aperto, nell'angolo per Benedetti da 3 punti, il ritmo, il tiro è buono ma corto, rimbalzo lungo che premia Legion, dietro la schiena, Sowell, dietro la schiena per Legion. C'è un fallo di Benedetti, duro anziché no. Non ha gradito Sowell che va a dirgli qualcosa. È tipico della filosofia americana il fatto di non accettare questi falli quando un giocatore sta saltando, sta concludendo un contropiede. Non c'è cattiveria ovviamente, c'è solo la volontà di fermare un contropiede. Anche gli americani che vengono per la prima volta in Italia devono adeguarsi anche alla nostra mentalità. Primo fallo di Luca Benedetti, secondo fallo di squadra per Lachmar, mentre Filmelillo ha mandato in campo Salvatore Genovese al posto di Leo. Attenzione Genovese che da quattro tattico può fare male. Vero. Ha tiro da 3 punti, può allargare il campo. Sicuramente un giocatore già visto in passato a livelli anche un po' più alti, a Varese, a Messina. Adesso sicuramente ha trovato la sua collocazione in questa lega, una lega importante, e giustamente Phil lo schiera sia da 3 che da 4, quindi come dicevi giustamente tu, un giocatore che può dare tanto in entrambi i ruoli. Sbaglia il primo libero Sowell,
anzi Linzon, 1 su 2 per l'americano maglia numero 8. Roseto torna a meno 2, 12-10, 4-24 al termine del primo quarto. Rivali attacca sul pick and roll con Amoni e poi si apre per il tiro, lo prende dopo un palleggio e un arresto notevole per un giocatore della sua stazza. Però sappiamo che Amoni fa del tiro la sua prima arma e soprattutto ha l'esperienza necessaria per capire che la difesa contenitiva di Roseto gli permette questo genere di tiri. È già la seconda volta che raggiunge il canestro con palleggio e resto tiro. Bravo Francesco Amoni. Quinto punto personale di Francesco Amoni, c'è Roseto in attacco, Genovese a tre punti. In ritmo dallo scarico di Bisconti. Attenzione perché Genovese è 3 su 16 in stagione regolare da 3 punti, ma non sono queste le sue percentuali. Amoni prova a rispondere subito e c'è un'altra tripla del capitano giallorosso. Bella partita in questo avvio, si segna tanto, si tira bene. Firmenillo, tra l'altro infuriato, ha chiamato proprio di pancia questo time out perché non sopporta il fatto che la squadra non recuperi velocemente le posizioni difensive. Ha ragione, anche perché sappiamo tutti, lo dicevamo prima, della pericolosità al tiro dei ragazzi di Lanfranchi, e giustamente sta rimproverando la squadra da questo punto di vista, dal punto di vista della transizione difensiva. Melillo con un time out infuocato non ha apprezzato la non difesa dei suoi. Diamo un'occhiata ai tabellini di questi primi 7-6 minuti e 15 di partita. Ci sono 8 punti per Amoni, 4 per Cipagnani e 5 per Sollazzo in casa Ravenna. Per Roseto ci sono 2 punti di Sowell, 3 punti di Legion, 3 punti di Stanis, 2 punti di Bisconti e 3 punti di Genovese. Punteggi più equilibrati in casa Roseto, dove hanno segnato più o meno tutti. Per Ravenna ha segnato solo 3 giocatori. Sicuramente dalla parte c'è molta esperienza, c'è un gruppo affiatato, c'è un gruppo che si conosce molto bene, dall'altra parte anche, e mi scuso prima che chiamavo Lanfranchi il coach perché siamo molto amici, sicuramente Lupo Giordani, lo conosciamo tutti, ecco Giordani, anche lui ha battuto il Lupo dell'anno scorso, però con innesti molto più giovani e quindi esperienza contro freschezza. A proposito di innesti, c'è un cambio anche per l'Acmar, è andato a prendere un po' di fiati in panchina Bedetti, sostituito da Matteo Tambone. Classe 1994, scuola Virtus, un prospetto interessantissimo. Qui si fa battere un po' troppo facilmente in difesa da Sowell, che va a depositare 2 punti. Non sarà contento Lupo Giordani di questa non difesa di Tambone. Sì, poi magari c'era anche un po' di diciamo così, anche in lungo le sue responsabilità, però chiaramente esce dalla panchina, devi mostrare molta più aggressività. Sollazzo attacca Legion e gli sporca il pallone, poi Sollazzo vede sotto canestro Tambone, c'è contatto di Sowell non sanzionato, c'è il rimbalzo attacco di Cicognani, alla fine c'è un contatto tra Bisconti e Cicognani, l'arbitro decide di assegnare la palla a Roseto, protesta duramente Lanfranchi Giordani, l'arbitro lo richiama. Partita maschia, partita adulta, credo che gli arbitri la stanno interpretando bene con il giusto metodo, l'importante appunto che l'uniformità venga distribuita sui 40 minuti. Partita maschia come testimoniato dai 3 soli falli fischiati in questi 7 minuti di gara. Roseto con il possesso del pareggio o del potenziale vantaggio con una tripla, mentre entriamo negli ultimi 3 minuti di gioco del primo quarto. 17 Akmar, 15 Mobis FM Roseto, Stanis in piavoleggio, attacca i rivali, poi vuole il post basso di Sowell. Sowell contro Tambone, tira cadendo indietro, va a bersaglio Sowell che in questo avvio di gara ha fatto vedere tutto il suo repertorio. Direi che mostrando appunto una grande versatilità questo Sowell e una grande soprattutto sicurezza nei propri mezzi, una grande fiducia. Devo dire che Phil bravo a disegnare, finora ho visto tutti i giochi adatti subito alle caratteristiche, mette in condizione subito i propri giocatori per esprimere il proprio potenziale. Sollazzo batte facilmente Legion e costringe poi Bisconti in aiuto a spendere il suo primo fallo personale. Ci saranno 2 tiri liberi a disposizione di Adam Sollazzo, mentre va in panchina Legion sostituito dal numero 13 Pierpaolo Marini, classe 1993. Una guardia interessante che ha deciso di fatto la prima partita del campionato con un 3-3 da 3 punti contro Romagna. Sollazzo va col primo libero a bersaglio, torna avanti Ravenna 18-17 quando mancano 2 minuti e 30 al termine del primo quarto. Mentre l'arbitro va a dire qualcosa nuovamente a Giordani. Sollazzo con il secondo tiro libero, a bersaglio anche questo. 19 Akmar, 17 Mobis FM Roseto.
Stanic a impostare una nuova trama offensiva, scambia con Genovese, poi riceve in punta Sowell, tira in faccia Tamboni da tre punti, il tiro è sbagliato, però c'è il rimbalzo d'attacco di Marini che serve palla Stanic. Nuovamente scambio con Genovese, Tamboni legge tutta la perfezione, ruba palla, poi lancia la transizione di Sollazzo da tre punti. Che canestro di Adam Sollazzo! Direi che Sollazzo fa vedere veramente tutto quello che sa fare, lo fa con grande fiducia nei propri mezzi, è sicuramente il terminale numero uno della squadra, però anche l'ispiratore di tante azioni, bravo lui. È il punto numero 10 di Adam Sollazzo che è andato già in doppia cifra in poco più di 8 minuti. Sowell da tre punti dall'angolo, in faccia a Cicognani, sbaglia, rimbalzo di Rivali che corre in campo aperto, serve Tambone, Cicognani sprinta e va a depositare altri due punti. Sicuramente Roseto fa vedere nelle ultime azioni un po' di sufficienza, in attacco si accontenta della prima opzione, soprattutto se è un tiro da fuori, e in difesa recupera con molta lentezza. Diciamo che Firme Lillo non è proprio all'apice della sua felicità. Pick and roll, Saul Visconti, l'arbitro punisce la difesa di Cicognani che ha abbassato le braccia, ha contato al limite del fallo. Nel frattempo Ravenna ha piazzato un 7-0 di parziale che le valsa il nuovo massimo vantaggio, 24 Akhmar, 17 Roseto, quando manca 1-0-8 al termine del primo quarto. Cambio nelle file delle due squadre, per Ravenna esce Giacomo Cicognani, fa il suo esordio in questa partita Andrea Locci, per Roseto sul cubo dei cambi c'è Leo che prenderà verosimilmente il posto di Visconti qualora realizza il secondo tiro libero. Ma Visconti col primo tiro libero sbagliato. Anche Visconti è un veterano di questa categoria, un giocatore molto affidabile che fa del presso dell'area il suo regno, quindi ha fatto valere la sua esperienza nei confronti di Cicognani. 1-2 di Visconti che va in panchina sostituito da Leo, e difesa allungata tutto campo per Roseto, solo un accenno di pressing, Stanic sui Rivali che lo vuole attaccare, gli incrocia davanti, poi scarica per Tambone, Tambone finisce accoppiato contro Genovese, lo attacca andando a destra, c'è il fallo di Genovese, di personalità Matteo Tambone, 19 anni non ancora compiuti. Diciamo scelte difensive ben precise da parte di Costi Melillo che sfida Rivali e ha la possibilità di cambiare tra 3 e 4, però sono stati bravi i giocatori di Giordani a attaccare uno contro uno, a volte contenere può aiutare a livello tattico, a volte può punire perché magari non hai quell'attività, non hai quella intraprendenza che ti porta a prendere lo sfondamento o a pressare la palla. Scelte. 1-2 di Tambone che restituisce 7 punti di vantaggio all'Akhmar, 25-18, ultimi 45 secondi del primo quarto, Stanic per Sowell, si vuole andare in post basso da Leo, Sowell attacca Locci, poi aveva trovato uno scarico per Marini, c'è cioè in precedenza il fallo di numero 19 Andrea Locci, è il quarto fallo di squadra per l'Akhmar che esaurisce il bonus. Rimesso dal fondo per Roseto con 14 secondi per andare al tiro. Dal fondo Stanic per Sowell che però sbaglia. Un appoggio facile facile, rimbalzo di Locci che serve Eugenio Rivali. È stato bravo Sowell a indovinare, ad andare dalla parte opposta al difensore, qui ha sbagliato il tiro più facile. Qui passaggio fuori misura di Rivali per Sollazzo in post basso. Ultimo possesso del quarto per la Modus FM che gestirà fino allo scadere del cronometro il pallone, lo congela Nicola Stanic, attacca sul pick and roll con Leo, poi Leo si apre per il tiro a tre punti, buona circolazione, Marini sullo scadere del quarto, il tiro è buono ma sbagliato. Si chiude qui il primo quarto, l'Akhmar Ravenna comanda col punteggio di 25-18. Mi è sembrata un po' più pronta Ravenna in questo primo quarto. Sicuramente Ravenna, come diceva il coach all'inizio, vuole tenere alta l'intensità e l'ha dimostrato. 25 punti in un quarto sono tanti, più della metà frutto di contropiede primario o transizione e anche del fatto di leggere bene le situazioni
che la difesa di Rosetto gli lascia, c'è contenimento, approfittano col tiro da fuori, approfittano con la penetrazione. Ravenna molto bene col tiro dalla distanza, 4 su 8 fino a questo punto, in particolare 2 su 3 di Amoni e 2 su 3 di Sollazzo. Hanno segnato per l'Akmar 10 punti ad proprio Alan Sollazzo, già in doppia cifra, 8 punti per il capitano giallorosso Francesco Amoni, 6 di un presentissimo e positivissimo Giacomo Cicognani e 1 punto per Matteo Tambone. Per la Modus FM Roseto hanno segnato 3 punti Genovese, 3 punti Visconti, 3 punti Stanis, 3 punti Legion e 6 punti Sauer. Punteggio, come dicevamo prima, più distribuito, anche se secondo me soprattutto Sauer si è un po' intestardito magari in iniziative personali che hanno un po' rotto i giochi. Sono d'accordo con te, nella seconda parte del quarto Sauer ha preso e ha preteso un po' la palla e l'ha congelata senza magari creare qualcosa per i compagni. Vedremo in questo secondo quarto quale sarà la trama di gioco. Ravenna, ricordiamo che dovrà fare a meno di Charlie Foiera ed è una perdita importante per un roster comunque abbastanza giovane, infatti Giordani ha già dato spazio all'Ozzi all'interno del primo quarto. Sono d'accordo, soprattutto in una partita come questa dove i lunghi di Roseto hanno esperienza e comunque Charlie è anche un ex, quindi magari ci teneva maggiormente a giocare contro Roseto. Stanno per riprendere le ostilità qui al Palacosta e lì lo hanno schierato in questo inizio del secondo quarto, un quintetto formato da Stanic, Sauer, Marini, Visconti e Genovese. Per Ravenna ci sono Tambone, Broglia, Sollazzo, Lossi e Eugenio Rivale. Mentre diamo i parzelli del primo quarto sui campi di Adecco Gold, Brescia Iesi 14-16, Casale Monferrato Veroli 16-21, Trapani Napoli 21-11, Torino Forlì 28-20, Trento Verona 24-17, Trieste Biella 14-23, Ferentino Imola 23 pari. Ravenna col primo possesso del secondo quarto, Sollazzo attacca il cuore dell'area, poi scarica fuori per Broglia che gli restituisce palla, ultimi 7 secondi, Sollazzo dovrà inventare, si isola contro Genovese, poi gli tira in faccia, il tiro è buono ma è sbagliato, rimbalzo di Marini che serve subito Stanic. Stanic attacca sul blocco di Visconti, poi fuori per Marini, Genovese, ancora Stanic. Marini attacca sulla linea di fondo, c'è l'aiuto di Locci, scarico per Visconti che gira sul piede per deposita a 2 punti, molto ben fatto da lui. Direi che a metà del canestro bisogna di darlo a Marini perché ha fatto una bellissima penetrazione, bravo anche Stanis che non ha usato un secondo piccarolo ma ha passato velocemente la palla. Se si passano la palla credo che si diventa un attacco molto importante. Broglia attacca Genovese, poi scarica per Tambone, raddoppiato, Broglia libero da 3 punti. È un canestro facile quello di Giorgio Broglia, smarcato da Tambone con metri di spazio oltre la linea dei 6,75. 28-20 Ravenna, nuovo massimo vantaggio più 8, Stanic per Marini. Il Melillo non ci sta, infatti punisce subito l'errore difensivo, sostituendo sicuramente chi ha causato questo e chi ha provocato questo canestro da 3 punti per Ravenna. Va in panchina Marini, sostituito da Legion, mentre in precedenza era stato sanzionato il secondo fallo personale di Andrea Locci. Becca un po' di inesperienza questo giovane lungo classe 93 contro una vecchia volpe come Visconti. È un prezzo che deve pagare. Visconti serve Sowell, gli restituisce il pallone in post basso contro Broglia. Broglia concede molti centimetri, Visconti si libera, poi sbaglia la cosa più facile, a rimbalzo attacco la palla è catturata da Legion che va a depositare altri 2 punti. Ravenna è già nella metà campo offensiva con Tambone. Tambone dietro al blocco di Locci, prende il palleggio, arresto e tiro, molto ben fatto ma sbagliato, altro rimbalzo di Sauer. Genovese da 3 punti nell'angolo, altra tripla di Genovese, 5-0 di parziale di Roseto per cercare il riavvicinamento. Il canestro da 3 punti vale il meno 3 dopo 2 minuti di gioco del secondo periodo. Tambone in punta, serve Sollazzo, prende l'arresto e tiro, altro errore del giocatore di Tampa. Stanic in transizione, attacca subito Rivali, c'è l'aiuto di Locci, Stanic è più bravo di lui e deposita il meno 1, 7-0 di Porcelli Roseto.
in questi primi minuti Ravenna si è accontentata di quello che ha fatto Roseto alla fine del quarto, cioè di prendere solo i tiri da fuori, e ovviamente Roseto sta punendo con la transizione e con facili canestri in contropiede. Forse Ravenna paga un po' lo scotto di avere un quintetto poco offensivo con rivali poco propenso al tiro, e lo stesso giovane Locci non esattamente un attaccante, ma ci pensa Tambone da tre punti sullo scadere dei 24 a rimettere a posto le cose. Diciamo che Ravenna è bravo tutte le volte a punire, sono molto bravi a provocare delle penetrazioni, e Roseto non ritorna su linea di passaggio, questo permette loro di trovare buoni tiri da tre punti. Qui Tambone si addormenta sull'assist di Stanic per Sauer, mentre già dall'altra parte Ravenna con il fallo di Genovese che trattiene Brogli un po' basso, doppio cambio per Lanfranco Giordani che manda in campo Amoglie Bedetti per Locci e Sollazzo che in questo avvio del secondo quarto ha forzato un paio di conclusioni, va a prendere un po' di fiato il numero 43 giallorosso, rimesso dal fondo per Ravenna, segue Eugenio Rivali, servito Tambone, Broglia, Rivali sulla linea di fondo contro Stanis, poi torna verso il centro dell'area, prende l'arresto e tiro, va a bersaglio Eugenio Rivali che tira poco, ma quando tira lo fa spesso con buone percentuali. Poi lo fa scegliendo bene, perché ha visto che il difensore passava dietro, si è messo in equilibrio, si è messo in ritmo e ha fatto un buon tiro a due punti. Genovese da tre punti sbaglia, primo errore della sua partita, Rivali a rimbalzo, chiude la transizione, poi gli fa saltare Stanis, cerca una magia abbassando il tabellone, poi è lo stesso Rivali più lesto di tutti ad avventarsi il pallone. Diciamo molto severo questo fischio qua, anche va perché va a penalizzare i 3 secondi di Broglia. Roseto non meritava questo jolly. Si era addormentata la difesa rosettana dimenticandosi Broglia, esatto. Probabilmente 3 secondi non è durato neanche il possesso offensivo dopo il rimbalzo d'attacco di Rivali. È stata punita la stranezza dell'azione più che l'effettiva, probabilmente l'effettiva infrazione. Cambio per coach Melillo, esce Genovese, torna in campo Leo, Stanis a impostare una nuova azione offensiva per la Modus, esce in punta, riceve Sauer, vuole attaccare Tambone, va a sinistra, arriva l'aiuto di Amone ma è tardivo, altri due punti di Sauer valgono il meno 2, 33-31. Adesso c'è Sauer in difesa su Eugenio Rivali, Broglia in punta, si va da Tambone, Tambone attacca in pick and roll, finisce accoppiato contro Bisconti che gli sporca il pallone e profitta il recupero di Stanic, lancio lungo di Stanic per Saul che salva il pallone con una mezza magata, ancora Stanic, c'è il post basso di Saul contro Rivali, netto mismatch, anche se Rivali è molto bravo in difesa su questi quattro. Stanic attacca Tambone, poi arriva la deviazione di Amoni che procura il recupero perfezionato dallo stesso Romano, poi in campo aperto Rivali va a depositare il quarto punto personale, molto ben fatto dalla difesa giallorossa. Dicevamo prima che il duello tra i playmaker è decisivo, infatti errore di Stanic che Rivali punisce, Leo, che la fotografia della partita serve Stanic che attacca, poi ribalta per Leo che vuole attaccare Broglia che sta bene con lui due volte, poi c'è una deviazione di Sauer che non controlla il passaggio di Leo. Direi in questo periodo Broglia sta facendo delle cose egregie, non solo il tiro da tre punti che ha fatto qualche minuto fa, ma provocando falli alla difesa rosettana, andando più in post basso, bravo Rivali a prenderlo, e in difesa facendo un grande lavoro, andando a aiutare e difendendo bene sul proprio diretto avversario. Allora Giorgio Broglia e Eugenio Rivali giocano insieme da diversi anni e hanno un'intesa quasi telepatica. Per quel che riguarda Broglia bisogna sottolineare una sua caratteristica, lo scorso anno quando era B2 o DNB, che dir si voglia, veniva sempre impiegato da lungo tattico, quindi spesso anche da 5 a volte. Quest'anno si è dovuto riciclare un po' di più in una posizione dall'esterno. È un giocatore che può farlo perché, come abbiamo visto prima, ha tiro perimetrale, ha mestiere vicino al canestro, può sfruttare il mismatch se ha vantaggio di centimetri e chili sul suo difensore, oppure può cercare di allontanarsi dal canestro. Sicuramente è un giocatore che fa un gran comodo arriva al coach Giordani perché può garantire versatilità al suo quintetto. Siete sicuri? Ci sono frangenti della partita diciamo un po' sporchi, un po' ibridi, e la sua esperienza, la sua furbizia che ha adoperato anche nelle categorie minori in questo momento
sta rendendo tanto e molto alla squadra di coach Giordano. Va in panchina a prendere un po' di fiate Eugenio Rivali, sostituito da Adam Sollazzo. Sollazzo che al college agiva in posizione di playmaker, in questo caso è supportato anche da Matteo Tambone. Tambone che scambia con Broglia, poi ancora Broglia, Bedetti vuole attaccare Sauer che si fa cogliere impreparato, gran canestro sulla linea di fondo di Bedetti, c'è anche il fallo dell'americano numero 6 al primo personale, Luca Bedetti, garretti di acciaio. Sicuramente Ravenna sta facendo vedere le cose migliori passandosi la palla e giocando uno contro uno, dai pick and roll non trova tanto perché Roseto ha la possibilità di cambiare. E invece quando si passano la palla, eseguono i giochi, vanno uno contro uno, hanno sempre trovato buoni canestri. Bedetti non completa il gioco da tre punti, ma avrà un'altra possibilità per l'invasione di Legion. Bedetti non esattamente uno specialista della linea della carità, nonostante il suo ruolo di guardia. In stagione regolare 12 su 17. Bedetti non si smentisce, sbaglia anche il secondo libero. Stanic a superare la metà campo sull'opposizione di Matteo Tambone, vicino alla palla persa Stanic, ancora Tambone a mettere pressione, in punta da Leo, ribaltamento per Sauer, post basso di Legion contro Sollazzo, finta, poi tira cadendo indietro, punto numero 33 di Roseto che sale a meno 4, 37 quelli dell'Akmar, 4 e 22 al termine del primo tempo. Tambone in punta per Amoni, Bedetti attacca, Visconti, aspetta il raddoppio, alza la parabola e sbaglia, si lotta a rimbalzo, la palla è catturata da Sauer, girata, poi Legion perfezione il controllo del pallone, Stanic accoppiata sul lato, Legion attacca Tambone, gli incrocia davanti, poi prende l'arresto e tiro, altra gran giocata di Legion. Direi che gli isolamenti che coach Melino ha disegnato per lui hanno una ragione di esistere, molto bravo a giocare uno contro uno, ma soprattutto palleggiare il suo tiro. Sollazzo un po' spasso contro Legion, cerca l'avvicinamento, sbaglia la posa al tabellone Sollazzo, rimbatto Visconti, ancora Roseto a superare la metà campo con Stanic. Stanic scambia con Sauer, si vuole il post basso di Visconti contro Amoni. Visconti si avvicina verso il centro, buona difesa di Amoni che sta bene con lui, poi l'arbitro punisce la difesa di Amoni, c'è anche il canestro di Visconti, ci sarà il tiro libero supplementare che può valere il sorpasso. Peccato perché 21 secondi di buona difesa e uno contro uno Amoni ha fatto tutto quanto bene, ha avuto così, si è lasciato andare la tentazione di abbassare il braccio, l'arbitro l'ha punito. C'è un cambio nelle file di Roseto, va a prendere un po' di fiato, meritato, Nicola Stanic sostituito dal giovane Faragalli, mentre Visconti è pronto in lunetta per completare il gioco da tre punti. Va Visconti, segna, 38-37 Roseto, sorpasso. Tambone supera la metà campo scambiando con Broglia, poi si va ancora da Broglia, consegnato per Bedetti, dietro al blocco, tira da tre punti, bomba di Luca Bedetti che si esalta ed esalta il pubblico. Diciamo che il suo rientro dalla panchina ha prodotto un grande vantaggio per Ravenna, bravo lui perché anche in questo caso ha letto bene la difesa che sta contenendo ed è stato pronto a giocare con un tiro da fuori. Altro arresto tiro di Legion dai 6 metri, è andato discretamente in ritmo, 6 punti quasi consecutivi del Moro di Roseto che valgono il pareggio a quota 40. Broglia consegnato per Sollazzo attacca sul mismatch Visconti che sta bene con lui, è sul mancato fisco che fa infuriare Giordani, l'arbitro lo guarda malissimo e poi gli affioba il fallo tecnico. Diciamo che Sollazzo nelle ultime due conclusioni si è un po' intestardito andando contro a cercare un fallo a tutti i costi, l'arbitro non l'ha visto, comunque non l'ha ritenuto opportuno e dopo l'ennesima protesta Giordani si è beccato il tecnico. Dal replay un po' di contatto sembrava esserci. Sì, sicuramente poteva essere. Converte solo uno dei due tiri liberi Legion,
Roseto torna avanti 41-40, 2:27 al termine del primo tempo. Tambone prova a mettere pressione al giovane Faragalli, giovanissimo Faragalli, 18enne, sì. Sowell vuole attaccare Benetti, che sta bene con lui, poi Faragalli nell'angolo da tre punti senza timore. Il tiro però non vede neanche il ferro. Forse era meglio avesse un po' più di timore, però. Tambone in post basso da Sollazzo, ribaltamento di lato per Amoni, da tre punti, faccia Visconti. Altra tripla di Francesco Amoni. Bravo Amoni, bravissimo secondo me Sollazzo, che ha rubato in transizione la posizione di low post e ha riaperto un compagno, conoscendo le caratteristiche di Francesco. Legion da tre punti. He's on fire. 4-5 canestre consecutivi di Legion, che nel frattempo ha salito a quota 15 punti, quasi tutti realizzati in questo secondo quarto. Diciamo che aver passato un anno con coach Isaiah Thomas l'ha ispirato sicuramente. Tambone va da Sollazzo, attacca sui blocchi di Amoni, girata centro area, vicinissimo al gioco da tre punti. Adam Sollazzo va a subire il primo fallo personale di Alex Legion. Il terzo fallo di squadra per Roseto, due sono i falli di squadra per Ravenna. Menillo pulisce subito Faragalli, sta rimandando in campo Stani. Torna in campo anche Eugenio Rivali insieme a Giacomo Cicognani al posto di Giorgio Broglia e di Matteo Tambone. Bravo Giordani, che sta veramente ruotando bene i suoi giocatori, dando i giusti minutaggi e avendo sempre giocatori che possono mantenere alto il ritmo, cosa che per lui è l'arma fondamentale della propria squadra. Sbaglia il primo libero Sollazzo, ne avrà un'altra a disposizione per pareggiare a quota 44. Non sbaglia questa volta il playmaker di East Tennessee, pareggia a quota 44, ultimi 82 secondi di questo primo tempo. Stanic vuole il post basso di Leo contro Amoni, cerca l'avvicinamento Leo, tiene bene Amoni, poi riposto di Stanic per Leo, ancora Amoni a tenere la posizione, poi l'arbitro punisce l'ingenuità di Francesco Amoni, che ha abbassato le braccia dopo aver difeso bene per 5-6 secondi in post basso, sia nella prima occasione che nel ripost, a 3 secondi dello scadere dei 24. Ingenuità del capitano giallorosso, che va a spendere il suo secondo fallo personale. Roseto gioca senza tanti ricami. Bravo Stanis che mette in mano la palla ai giocatori nelle loro posizioni preferite. Qui forse l'unico limite di Francesco Amoni era quello sulla seconda ricezione, di avergliela concessa in maniera un po' troppo tenera, un po' troppo soft. Questo è costato un fallo e due tiri liberi. Attenzione, difesa allungata, difesa pressa a tutto campo di Roseto. Rivali serve Sollazzo che supera la metà campo per Amoni. Poi si torna da Rivali. C'è il fallo di Legion su Eugenio Rivali. Fallo numero 2. Dell'esterno numero 8 di Roseto. Melillo prontamente rimanda in campo Marini al posto di Legion, non vuole rischiare assolutamente niente in questi 57 secondi e 6 decimi. Legion si sentiva ovviamente molto caldo, non voleva il cambio, però credo che abbia fatto bene coach Phil Melillo a preservarlo dall'eventuale terzo fallo. C'è un time out qui al Palacosta quando mancano 57 secondi e 6 decimi, lo ha richiesto coach Gianfranco Giordani, che vorrebbe parlarci su per organizzare questi ultimi 57 secondi di gioco. Sicuramente la squadra anche ha speso tanto e che sicuramente li vuole fare anche rifiatare. Diamo intanto i parziali dagli altri campi di del campionato di Adecco Silver. Detto dei due anticipi di ieri, dove Mantova ha perso 72-96 in casa contro Matera e Treviglio ha battuto Omegna in volata 83-82. A Reggio Calabria la Viola comanda 29-23 su Recanati, Corato è avanti 26-24 su Chieti, Ferrara è avanti 28-21 in casa contro Agrigento, netto il vantaggio di Luca su Firenze 39-24. A Casal Pusserlengo contro Bari 38-28. Qui a Ravenna siamo con un vantaggio ospite di due punti, 46-44. Alla ripresa del gioco ci sarà la palla per Ravenna. Roseto con il fallo di Ligia ha esaurito il bonus, perché mi pare che sia il quarto fallo di squadra, per cui ogni fallo di qui in avanti di Roseto sarà sanzionato con due tiri liberi. Ecco che viene alzata la paletta. Rivali serve Cicognani nell'angolo, Cicognani consegna palla su playmaker, difeso a uomo di Roseto,
Rivali vuole attaccare Stanic, gli incrocia davanti, poi tiene vivo il palleggio, tira cadendo indietro, forzatissimo, ma secca canestro di Eugenio Rivali. 3 su 3 dal campo per 6 punti per il playmaker di scuola Scavolini, e nuova parità quota 46. Quanti vantaggi si sono scambiati le due squadre in questo primo tempo, un continuo andirivieni di vantaggi. Zona di Ravenna nel frattempo, anche per preservare probabilmente a Monica due falli. Stanic da 3 punti, prova a batterla dalla punta, tripla di Nicola Stanic che sta giocando davvero bene qui a Ravenna stasera. Squadre che stanno segnando un tantissimo, sono in media per oltre 90 punti entrambe. Palla persa banale di Cicognani che scarica nelle mani di Bisconti, poi Bisconti trova Marini per un tiro dai 2 metri che va a bersaglio. Mini break di Roseto di 5-0 sul finire del primo tempo. Roseto va in spogliatoio avanti di 5 lunghezze sul punteggio di 51-46. Diamo un'occhiata ai tabellini delle due squadre. Giorgio, per Roseto ci sono 10 punti di Sauer, 15 di uno straordinario Legion, 5 punti di Stanic, 2 punti di Leo, 8 punti di Bisconti, 6 punti di Genovese. Per Ravenna ci sono 11 punti di Amoni di Sollazzo, 6 punti di Cicognani Rivali, 5 punti per Bedetti, 4 punti per Tamboni, 3 punti per Giorgio Broglia. Adesso 15 minuti di intervallo qui al Palacosta. Giorgio, una bella partita direi, ritmi altissimi, si è segnato tanto. Sì, direi che sono un po' scambiati i quarti. Ha cominciato con grande ritmo Ravenna, segnando 25 punti nel primo quarto, ha concesso però tanto poi nel secondo quarto, perché 33 punti in casa subiti nel secondo quarto e tanta roba. E la squadra di Melillo, che ha un'esperienza clamorosa, non si è lasciato scappare l'occasione, ha messo in condizioni i propri americani, ma soprattutto Legion, di fare un bellissimo secondo quarto, ma ha avuto tanto anche il resto della squadra. Anche l'ingresso di Marini, sia in playmaker che in guarda, ha dato un buon contributo e ha mixato bene Stanic e le varie soluzioni, non solo personali colpendo dalla distanza, ma anche dando la palla in mano al tiro basso a Bisconti, causando quindi falli ai lunghi di Ravenna. Sicuramente Roseto è più esperta e l'ha fatto vedere. Ravenna deve mantenere certi ritmi altissimi, a costo anche di fare qualche fallo, a costo di sicuramente dovrà mostrare nel secondo tempo una difesa molto più ruvida, perché 33 punti concessi nel secondo quarto sono forse non concedibili dalla squadra come Ravenna, anche perché ricordiamo prima di Charlie Poirier. Due statistiche che mi preme sottolineare in questo primo tempo: 8 su 13 da 3 punti di Ravenna e 10 assist tra l'altro dell'attacco giallorosso, 8 anche comunque per un ottimo attacco di Roseto con una grande regia di Stanic. Direi che 67% da 2 per Roseto e 45 da 3 è tanta roba, e praticamente giustificano i 51 punti segnati. Sicuramente due tempi dove gli attacchi hanno prevalso sulla difesa, sappiamo che però quando le partite si decidono le difese diventano più arcigne, e nel secondo tempo vedremo cosa faranno sia Ravenna che Roseto. Chiudiamo il collegamento qui dal Palacosta per questo primo tempo leggendo i risultati parziali della Deco Gold a Brescia. Brescia 28, Fileniesi 29, a Casale Monferrato 35, Veroli 37, Lighthouse Trapani, ex per Napoli 37-27, Maneta Altorino Fulgor Forlì 41-31, Aquila Basket Trento, Tesdenis Verona 40-41, Pallacanestro Trieste, Angelico Biella 26-45. Ferentino, Age Timola 36-38, Sigma Barcellona, UPA Capodorlando, iniziata alle 21, 21-12. Sui campi di Silver invece, Viola Reggio Calabria, Basket Recanati 31-25, Mobite Ferrara, Moncada Grigento 30-23, Arcantea Lucca, Enegan Firenze 42-27, Casal Pusserlengo, Leomatic Bari 41-36, con la squadra di Bari ferma ancora a 0 ma in netta ripresa in scia Casal Pusserlengo. Dal Palacosta per questo primo tempo è tutto, a risentirci per la ripresa del gioco.
e Pozzo. Dicevamo, vantaggio esterno di Roseto di 5 lunghette, 51-46 al termine di un primo tempo combattuto. Meglio Ravenna in avvio, che è volata sul più 8, massimo vantaggio 28-20, poi Roseto si è rifatta sotto sfruttando soprattutto il secondo quarto di uno straordinario Alex Legion da 15 punti con 5 su 5 da 2 e un repertorio di palleggio, arresto e tiro davvero notevole. Ravenna è rimasta in scia grazie alle triple soprattutto di Sollazzo e Amoni, ma ha subito un 5-0 di mini break nell'ultimo minuto che ha di fatto sancito il 46-51 dell'intervallo. Giorgio, secondo te quali saranno le chiavi di questo secondo tempo per una e per l'altra squadra? Ma Ravenna deve recuperare subito l'energia che aveva speso all'inizio, cioè deve giocare questi 20 minuti attaccato all'avversario, perché deve fare del contropiede la prima arma, perché magari 5 contro 5 non ha né la forza fisica, mancando Charlie Foiera, né l'esperienza che ha Roseto, quindi deve giocare una pallacanestro molto più di transizione. Di contro Roseto deve eliminare le pause che ha avuto nella transizione difensiva e deve mantenere un assetto di squadra nel gioco di 5-3-5. Stanic ce l'ha, anche gli altri devono mantenere questo equilibrio, nel dare la palla dentro e dare la palla fuori. Legion ha prodotto un secondo quarto da 12 punti con 5 su 5 da 2 e un 2 su 2 ai tiri liberi. Sì, direi non solo Legion, perché sai, 33 punti in 10 minuti sono 12 di Legion, ma anche 19 del resto della squadra. Una squadra che sicuramente ha mixato bene, ti dicevo prima, palla dentro, palla fuori, questa è la forza di Roseto. Sta per riprendere il gioco qui al Palacosta. Ravenna, ecco, ricomincerà questo terzo quarto con il quintetto che ha aperto la gara, quindi Eugenio Rivali in regia, Luca Bedetti e Adam Sollato sul perimetro, Francesco Amoni e Giacomo Cicognani sotto canestro. Per Roseto non ci sono cambi, quindi Stanic in cabina di regia, sul perimetro i due Mori, Ligione e Sowell, e sotto canestro il duo Leo Bisconti. Il primo possesso del quarto sarà a disposizione degli ospiti. Ecco che l'arbitro sta per consegnare la palla nelle mani di Sowell, tutto pronto per ricominciare il gioco qui al Palacosta. Una partita che fino a questo momento è stata molto corretta nonostante sia stata molto maschia. Speriamo che si mantenga su questi binari anche nel secondo tempo. In effetti pochi falli fischiati, solo 14 in tutta la partita, hanno conferito squadra alle entrambe le squadre ritmo e continuità. Ecco Stanic che supera la metà campo per impostare il primo gioco d'attacco di Roseto. Servito Sowell. Sowell attacca Bedetti, quindi incrocia davanti, poi tira cadendo indietro. Basta la tabella ma sbaglia, rimbalzo di Cicognani, Rivali subito per Bedetti in campo aperto. Bedetti tiene duro il palleggio, poi attacca il cuore dell'area, arriva col fallo Sowell, è il secondo fallo personale di Kevin Sowell. Ci saranno due tiri liberi a disposizione di Luca Bedetti. Diciamo che Sowell non ha esordito bene perché ha forzato un tiro in attacco, Bisconti non sapeva come punire l'aiuto ed è rientrato male in difesa provocando fallo e due tiri liberi per Bedetti. Vediamo se Bedetti sarà più preciso in questa occasione rispetto a prima. Segna il primo tiro libero il cacciatore, come lo chiamano qui a Ravenna per la sua passione extra basket. Batte la seconda tiro libero Luca Bedetti, 2 su 2 dell'esterno ex Angels, vale il meno 3 Ravenna, 48-51. Rivali a mettere pressione su Stanic. Stanic si cambia con Bisconti, si va da Legion, post basso di Leo Amoni, gli sporca il pallone. Restano 10 secondi per andare al tiro per Roseto. Il gioco riprenderà con una rimessa in zona d'attacco, rimessa laterale eseguita da Sowell. Cantano i tifosi giunti in Romagna da Roseto. Bisconti consegna a Stanic, poi giocano a due. Stanic vicino alla palla persa, poi tiene vivo il palleggio, virata su Rivali, poi la palla persa diventa effettiva. C'è un 3 secondi sanzionato a Luca Bisconti. Due fischi di 3 secondi in 21 minuti di gioco, penso a memoria di non averne visti tanti in 5 anni di basket. Allora davvero c'è da dire che anche l'arbitro si è scusato del fischio, però ormai aveva fermato il contropiede di Ravenna. Comunque sarebbe stata una palla persa per l'attacco rosetano, certo. Rivali in punta per Sollazzo, Bedetti, Rivali vuole attaccare Stanic, poi rischia di perdere la maniglia ma tiene di lui il palleggio, pick and pop con Amoni dentro l'area da Cicognani, si svita Cicognani e sbaglia il rimbalzo di Legion,
un po' timido in questa occasione Giacomo Cicognani. Bravo Amoni a dare fiducia, a dare dentro questa palla ad alto basso. Cicognani sicuramente deve essere molto più duro e cercare lui il fallo, il contatto fisico. Stanis attacca i rivali, che si fa cogliere impreparato sulle gambe. Molto bravo Nicolas Stanic a leggere l'errore difensivo del playmaker dell'Akmar, che è costretto a spendere il suo secondo fallo personale. 8:33 al termine del terzo quarto, sempre vantaggio esterno 51-48. Legion serve Stanic, premiato il taglio diagonale di Sowell, post basso di Bisconti che si allaccia a Cicognani. Bisconti cerca l'avvicinamento, resiste bene Cicognani, poi passo d'incrocio, poi tira cadente dietro Bisconti, mani morbide per il lungo ex Bari, un giocatore che ha vinto 3 volte in carriera la B1, ha tanto mestiere, lo fa valere contro il più giovane avversario. Vedete, vuole attaccare Sowell, sul cambio finisce accoppiata Bisconti, c'è lo scarico per Cicognani, c'è la gran stoppata di Bisconti in due tempi, prima su Cicognani poi su Vedetti, scatena il campo aperto di Sowell, infrazione di passi di Legion. Questo gli americani ce l'hanno. In America probabilmente questo non sarebbe stato sanzionato. Si scusa Sowell di aver sbagliato il passaggio, perché sicuramente il più libero era Stanic, che anche adesso lo sta rimarcando. Bravo lui come atteggiamento, magari doveva decidere un po' meglio prima. Graziata Ravenna in questa occasione sul lato, ferma quota 11 dopo i 10 punti del primo quarto. Si è un po' fermato l'americano di Tampa, questa volta prende un buon palleggiare su tiro che però è fuori misura, rimbalzo di Bisconti. Si è un po' raffreddata la mano di Adam Sollato. Sì, i ragazzi Ravenna devono sapere che hanno questi tiri a disposizione, quindi dal pick and roll devono soprattutto cercare o un passaggio d'uscita o un palleggio arresto tiro. Arcangelo Leo sbaglia il tiro, rimbalzo di Cicognani, rivali a cello in verticale. Sull'opposizione di Bisconti trova una magata cadendo indietro. E riceve anche i complimenti dallo stesso Bisconti, che voleva andare alla terza stoppata quasi consecutiva e invece Rivali ha avuto la meglio su di lui. Esce e riceve Sowell, arriva Bisconti a proporre il blocco, Sowell attacca il centro dell'area, sbaglia, a rimbalzo si lotta, poi sollazzo in campo aperto, c'è il canestro, c'è il fallo di Legion, ci sarà il tiro libero supplementare che può voler la parità. Erano volati colpi grossi a rimbalzo. La panchina di Roseto si lamenta per l'infrazione di passi, che a onore del vero probabilmente c'era. Questo costa un 2+1 a Roseto. Time out chiesto da coach Phil Melillo. Vediamo se riusciamo a captare qualche informazione del time out. Coach Phil Melillo rimarca una volta di più e vuole un'esecuzione più attenta dei giochi. Ha espresso lui le chiamate e soprattutto vuole che i giochi vadano avanti e non si termino al primo passaggio. Questa, diciamo, è la richiesta che facciamo a tutti noi allenatori. Spendiamo la nostra vita a parlare di queste cose qua, però è giusto che rifare queste raccomandazioni della squadra, che a volte la squadra se le vuole sentir dire. 6-2 il parziale di questo terzo periodo. Consolato che dalla lunetta avrà la possibilità di pareggiare a quota 53. Si sono forse un po' fermati gli attacchi in questo avvio di terzo quarto, la gara è diventata più maschia, più contatti, 2 stoppate di Bisconti, anche adesso a rimbalzo nell'area ravennate sono volate botte da Orbi. Adesso ci si avvicina al traguardo, ovviamente esatto. Tutte e due le squadre non vogliono mollare un centimetro. Non sbaglia Sollato, sale a quota 14 e completa la rimonta giallorossa. C'è Rosetti in attacco, Legion marcato proprio da Sollato, in punta da Leo, vuole il consegnato a Stanic, poi riesce a servirlo nonostante la pressione di Amoni. Bisconti, Stanic, stanno per scadere i 24, si separa Stanic, prende la tripla, che canestro di Nicolas Stanic. Esperienza vuol dire anche questo, vuol dire giocare tutti i 24 secondi. Ravenna aveva fatto un'ottima difesa per 23 secondi e mezzo, Stanic con talento ed esperienza li ha puniti. Sollato smarca Cicognani, che sbaglia un rigore da sotto canestro. Poi esitante Giacomo in questa circostanza, doveva cercare magari la fondata di prepotenza, paga un po' la sua giovinezza. Leo finta il tiro, poi attacca Moni, chiuso bene dal capitano giallorosso, si va poi da Bisconti. Legion
vuole attaccare Benedetti, prende spazio, poi tira da 7 metri sullo scadere dei 24, rimbalzo di Sollazzo che mantiene la coordinazione, poi serve Rivali. Rivali attacca sul pick and roll di Cicognani, gira bene sul perno e serve fuori Amoni. Benedetti attacca in verticale Sowell che devia il passaggio per Cicognani. Sì, Saul era in ritardo, in questo caso si era fatto battere uno contro uno, però ha avuto la brava, la buona abitudine di rientrare e sul passaggio di scarico è riuscito a fare una deviazione. Va in panchina Leo, sostituito da Genovese, va in panchina che Giacomo Cicognani, sostituito da Giorgio Broglia, gli farà... Non gli troppo va, felice di questo cambio, però. Va a dargli una pacca sul sedere del suo allenatore, gli ha detto che fra un minuto lo rimetterà in campo. Sì. Ha bisogno di lui, visto l'assenza di Sali, poi era Sollazzo, libero da tre punti. Dormita della difesa rosetana. Torna a segnare Sollazzo, sesto punto personale nel quarto, sale a quota 17, poi tutti si dimenticano di prendere la rimessa. Sì, perché intanto Biscotti si era scusato con Sowell per la mancata comunicazione in difesa. Sowell in post basso cerca l'avvicinamento su Benedetti, tiro fuori misura, ha rimbalzo, altro salto irreale di Sollazzo e poi c'è un fallo di Sowell che si allaccia con Benedetti, credo è il terzo fallo personale di Sowell, molto nervoso in questo frangente, va in panchina sostituito da Marini. Infatti Phil, che capisce bene non solo i giocatori ma in particolare quelli americani, lo toglie dalla partita e ritorna e ridà un po' di tranquillità alla squadra. Sollazzo in questi primi mesi di Ravenna ci ha abituato a non essere solamente un realizzatore ma anche un all-around, è comunque sempre 1,98 m, un fisico agile, atletico, quindi va bene a rimbalzo, passa bene la palla. In questo terzo quarto ha già catturato almeno 2 o 3 rimbalzi. Adesso ha la palla in mano, dovrà inventare perché mancano 6 secondi. Attacca Legion che non difende. Poi Genovese, anzi Visconti di mestiere, si oppone. Poi ha rimbalzo nella tonnara. C'è il fallo di Marini su Francesco Amoni. Ci saranno 2 tiri liberi per il capitano giallorosso. Quarto fallo di squadra per la Modus FM Roseto che esaurisce il bonus. Un fallo di squadra per l'Akmar Ravenna. 4:47 al termine del terzo quarto. Al termine del terzo quarto, 56 pari. Amoni in lunetta con 2 liberi. Non sbaglia il primo il capitano giallorosso. Torna avanti Ravenna. 57-56. Altra possibilità dalla linea della carità per Francesco Amoni. È lungo il secondo libero. Rimbalzo di Legion. Gravato di 3 falli al pari dell'altro statunitense di Roseto, Sowell, Stanic. Vorrebbe la ricezione di Marini che però è anticipata, allora si va da Legion, attacca sul lato, poi tira cadendo indietro. Il tiro è corto questa volta, forzato e sbagliato. Rimbalzo di Amoni, Rivali già dall'altra parte. Rivali attacca Marini, gioca con Amoni, poi ribalta per Broglia, un po' sfidato al tiro da Visconti. Mano sinistra di Broglia che sbaglia, rimbalzo di Genovese. Stanic bravo ad eseguire i giochi richiesti dal proprio coach per mettere in condizioni in questo caso Legion al tiro o dare la palla dentro a Visconti. Visconti attacca Amoni e va a subire il terzo fallo personale di Francesco Amoni. Va in panchina Legion, staffetta a stelle strisce per coach Phil Melillo visto che entrambi sono gravati di 3 falli. Va in panchina Legion, torna in campo Sowell, non molto contento Legion che scuote il capo. Nessun giocatore è mai contento di tornare in panchina. Torna in campo Giacomo Cicognani per Ravenna al posto di Francesco Amoni. Stanic cambia con Visconti, servito in punta Sowell, su di lui Sollazzo, lo sfida un po' al tiro. Sowell non si fa pregare, tira e sbaglia, ribasso di Broglia, sulla pressione di Genovese apre per Rivali. Rivali tiene vivo il palleggio. Poi si riaccoppia con lui Stanic. Cambiano Rivali e Broglia, ancora Broglia, Benedetti, attacca Marini, sotto mano rovesciato che non va a bersaglio, rimbalzo dello stesso Marini, Stanis guida la transizione, Genovese a 3 punti, libero, sbaglia, rimbalzo in 2 tempi di Broglia. Le squadre adesso sono un po' in confusione, diciamo che vogliono, la stanchezza prevale sull'energia mentale. Non stanno eseguendo, stanno improvvisando e sono tante le palle perse. Brutto scarico di Benedetti per Cicognani, c'è Roseto già dall'altra parte. No look di Sowell per Marini che col floater va a bersaglio.
Nuovo vantaggio esterno Roseto, 58-57 quando siamo entrati negli ultimi 3 minuti di gioco del terzo quarto. I rivali, serve Sollazzo che gli restituisce il pallone, ancora Sollazzo, arriva Cicognani per il pick and roll, Sollazzo attacca sul lato destro, poi serve Cicognani che sbaglia anche questo. Non il fiducia Cicognani, ha sbagliato più di un rigore questa volta sul cioccolatino scartato dal Sollazzo. Roseto con un possesso per allungare, però brava la squadra che lo cerca sempre e ha fiducia in lui, credo che alla fine pagherà. Visconti scarica fuori dalla linea di tre punti per Stanic, sta bene con lui e i rivali, poi Visconti prende il tiro dai 6,75, a 2 secondi dallo scadere trova la tripla Luca Visconti, nuovo allungo di Roseto che vola sul più 4, 62-57. Rivali per Bedetti, Broglia, post basso di Sollazzo contro Sowell, gravato di 3 penalità, flop di Sowell, Sollazzo ne ringrazia e manda Bersoglio 2 punti. Bravissimo Adam Sollazzo che non si fa per nulla confondere dalla finta difesa di Sowell, mantiene equilibrio e ritmo per fare un tiro non così facile come sembra da 2 punti. Poi va a spendersi in difesa proprio sul statunitense di Roseto, mentre Stanic si vede fischiare palla accompagnata, palming e palla persa di Roseto, cambi per le due squadre, esce Visconti sostituito da Arcangelo Leo, torna in campo anche Matteo Tambone al posto di Luca Bedetti, ruotano gli uomini, due allenatori, deve fare di necessità virtù Lanfranco Giordani che non può utilizzare Sarri Foiera. E infatti chi ne fa le spese tra virgolette è Sollazzo che sta facendo di tutto, probabilmente spegnerà anche le luci alla fine della partita, però onestamente non c'è un cambio per Giordani, non può permettersi il lusso di metterlo in panchina. Altro quarto discretamente di impatto di Adam Sollazzo che è salito a quota 19 nel frattempo. Broglia in post basso contro Genovese, cerca l'avvicinamento, infrazione di passo di Giorgio Broglia. L'infrazione c'è, non ha avuto pazienza Broglia, anche perché era stato bravo Sollazzo a continuare a giocare senza palla e a ricciolare sul doppio blocco alto. Se anziché palleggiare guardava Sollazzo poteva trovarlo in taglio in mezzo all'area. Mentre c'è Sarri Foiera a bordo campo a incitare i suoi compagni in piedi, chissà quanto sta soffrendo lui nel non poter dare una mano, non poter essere utile. Mariglia, 3 punti dall'angolo, smarcato da Sowell, gran rimbalzo di Cicognani, prova a mettere un po' di intensità e di cattiveria, rivali in transizione, c'è Broglia solo al centro dell'area, rivali non lo vede, poi vuole attaccare sul cambio difensivo, attacca Genovese, si protegge col ferro Eugenio Rivali, bravo bravo, veramente in equilibrio, ha trovato il timing giusto per finire, Genovese non è intervenuto in aiuto. Adesso Ravenna ha due falli da spendere in questi 40 secondi. Vediamo se se ne avvederanno i giocatori giallorossi. Post basso di Leo contro Cicognani, cerca avvicinamento, Tambone da dietro, gli scippa il pallone, l'arbitro giudica falloso il fallo dell'esterno su scuola Virtus Roma. Molto al limite questa fischiata dell'arbitro, è il primo fallo personale di Matteo Tambone. Soprattutto perché il suo collega era a un metro dall'azione, in perfetto assetto tra difensore e attacco. Misteri della meccanica arbitrale. Sono 14 secondi per andare al tiro per Roseto, 32 secondi e 9 decimi sul cronometro del terzo quarto. Sowell per Stanic, Stanic e Rivali, due motorini inesauribili per le due squadre. Hanno riposato veramente poco. Sowell, altra tripla centrata. E di fatto con questo tiro lascia l'ultimo possesso a Ravenna, visto che non c'è discrepanza sul cronometro dei 24. Ravenna potrà andare fino in fondo. Rivali per Tambone. Tambone va da Sollazzo. Sollazzo guarda il cronometro e decide di rallentare. Ultimi 5 secondi. Sollazzo attacca sul pick and roll con Cicognani. Tenta una preghiera che non va a bersaglio. Cicognani cattura il rimbalzo d'attacco ma non riesce a convertire in canestro quest'ultima possibilità. Finisce qui il terzo quarto, i punteggi si sono un po' abbassati coach, siamo 61 pari, il parziale di questo quarto è 15-10, come sì, avevi predetto tu, insomma si abbassano i punteggi, sale la stanchezza, sale la posta in palio, aumenta la fissa della difesa. Direi che anche 10 minuti filati come ha fatto Adam Sollazzo sono la fotografia dell'ultima azione. Il cambio difensivo che ha prodotto Roseto non aveva l'energia necessaria per battere l'uomo,
e quindi è morto con un tiro forzato. Però adesso a due minuti di recupero sicuramente il coach Giordani gli darà qualche pausa e la partita tornerà a decidersi in questi 10 minuti. Diamo un'occhiata ai tabellini al termine dei primi 30 minuti di gioco. Per Ravenna ci sono 19 punti di Adam Sollazzo, 12 di Amoni, 10 di Rivali, 7 di Bedetti, 16 Cognani, 4 di Matteo Tambone e 3 di Giorgio Broglia. Per Roseto ci sono 15 punti di Legion, che si è un po' fermato dopo un grande secondo quarto, non ha più segnato, 13 punti di Visconti, 11 di Stanis, 10 di Sowell, 2 di Leo, 6 di Genovese, 4 di Marini. Diamo anche i risultati dagli altri campi per quel che riguarda la Silver: Reggio Calabria Recanati 50-35, Corato Chieti 40-43, Ferrara Grisento 42-32, Lucca Firenze 61-46, Casal Pusterlengo Bari 62-52. Per quel che riguarda la Silver e la Gold: Brescia Iesi 53-58, Casale Monferrato Veroli 40-51, Trapani Napoli 52-41, Torino Forlì 41-31, Trento Verona 59-56, Trieste Biella 50-65, Ferentino Imola 57-52 e Barcellona Capodorlando 34-35, iniziata alle ore 21. Sta per riprendere il gioco qui al Palacosta. Ravenna comincerà il gioco con questo quarto periodo col quintetto formato da Rivali, Tambone, Broglia, Cicognani e Sollazzo. Per Roseto ci sono Stanic, Sowell, Legion, Genovese e Visconti. Primo possesso per l'Acmar Ravenna con Eugenio Rivali. Broglia, Rivali, e si riceve Tambone. Tambone attacca Sowell, poi scarica per Broglia nel cuore dell'area. Scarico per Cicognani, che voleva servire fuori dalla linea di 6,75 Sollazzo. No, è un errore abbastanza grave perché Cicognani non si aspettava il passaggio, invece in quella parte del campo deve essere pronto e a passare e a tirare. Va in panchina Cicognani, sostituito da Francesco Amoni. Mentre ci consegnano le statistiche al termine del terzo quarto: 3 su 3 da 3 punti di Stanic, che pesano un po' nell'economia di questa partita. Stanno tirando bene tutte e due le squadre, 9-14 da 3 punti per Ravenna, mentre 7 su 18 da 3 punti per Roseto. Buona circolazione per Roseto, Legion vicino allo sfondamento, poi a ribasso d'attacco il pilastro di tutti a Visconti, che mette a referto altri 2 punti. Visconti sta diventando un fattore, Giorgio, in questo secondo tempo è già salito a quota 15. Sì, in questo caso è scalato in ritardo a livello difensivo Broglia, Visconti ha approfittato, ha occupato il posto migliore in rimbalzo attacco e ha tradotto in 2 punti. Deve stare molto attento a livello difensivo, non deve fare errori, soprattutto in difesa Ravenna. In attacco ci sta che possano sbagliare qualche cosa. 2 punti che valgono il nuovo vantaggio esterno, 63-61, quando se ne sono andati i primi 55 secondi di gioco nel quarto periodo. Sollazzo, Rivali. Rivali attacca sul pick and roll con Broglia. Stanic passa dietro, Rivali lo punisce col palleggio, arresto e tiro. Bella partita questa sera anche in fase realizzativa di Eugenio Rivali, che ha, con la sua grande capacità di lettura, scelto bene i tiri senza forzare niente. Stanic per Sowell, su di lui appiccicato Tambone, arriva Visconti per il pick and roll. Sowell serve Visconti al limite dei passi, Stanic finta il tiro, poi serve nell'angolo da 3 punti Genovese, altra tripla di Genovese che torna a segnare. L'ennesimo tiro allo scadere di 24 secondi, era stato bravo Stanic a fare Rivali a fare un aiuto non suo, però Genovese al 24esimo secondo ha trovato lo spazio e il tempo per scoccare a 3 punti. Terza tripla della serata per Salvatore Genovese, che eguaglia il suo bottino stagionale. Francesco Amoni è uno specialista del tiro dei 6,75, risponde e ripaga con la stessa moneta. Squadre che hanno ricominciato a segnare con un discreto ritmo in questo avvio di quarto periodo. Parità a quota 66, Sowell, Tambone gli concede un po' di spazio, si va da Stanic, su di lui Rivali, arriva il piccarolo di Visconti, Stanic attacca il cuore dell'area, in ritardo Amoni, che però col suo aiuto propizia il rimbalzo d'attacco di Visconti. Purtroppo gli aiuti dei lunghi non vengono compensati dal resto della squadra, devono scalare e devono in questo caso i piccoli tagliare fuori i lunghi, altrimenti l'aiuto è vano. Amoni consegnato per Tambone, accoppiata Genovese che non muove i piedi, c'è il palleggio, arresto e tiro di Tambone.
c'è il canestro convalidato dall'arbitro, c'è il fallo di Nicolas Stanic che in aiuto, in un eccesso di generosità, ci ha buttato una mano. Diciamo che è molto severo questo fischio, molto severo. Però Stambone se l'era guadagnato, ha fatto due bellissimi punti in palleggio e il resto tiro. Va in panchina a prendere un po' di fiato in previsione della remivolata, eventuale remivolata, Adam Sollasso, sostituito da Luca Bedetti. Stambone converte il gioco da tre punti, nuovo vantaggio interno 69-68 quando mancano 7 minuti e 20 secondi al termine della gara. Genovese va da Ligion. Stanic, su di lui adesso c'è Tambone. Stanic attacca il centro dell'area, chiude il palleggio, serve Genovese fuori dalla linea di tre punti, altra tripla di Genovese, altro canestro. In questo caso Broglio è un po' leggero, sa benissimo che Genovese fa del tiro a tre punti la forma migliore, doveva essere un po' più aggressivo, anche perché l'area era occupata, quindi anche un'eventuale penetrazione sarebbe stata compensata dall'aiuto dei compagni. Bella circolazione dell'Akmar che libera i rivali per un tiro da tre punti. Il tiro non va a bersaglio, si lotta a rimbalzo, l'ultimo tocco è di Roseto, per cui il possesso resterà nelle mani dell'Akmar Ravenna con 24 nuovi secondi per andare al tiro. A mio avviso, Giorgio, una chiave di lettura che l'Akmar non sta leggendo in questo frangente è che Broglie ha marcato da Bisconti, che gli concede comunque spazio e potrebbe magari allargarsi per cercare una conclusione pesante. Broglie, che comunque ha una buona mano, una mano educata, anche se non si sente un tiratore naturale. No. Eccolo, guarda, vedi, sono come gli concede tanto spazio. Broglie invece cerca l'avvicinamento contro un giocatore che di fatto gli concede tanti centimetri. Sì. Ha sbagliato il primo uno contro uno, ha sbagliato questo e in questi minuti ha pensato più a bloccare che a pensare al tiro. Sicuramente invece deve giocare anche per un tiro, perché questo concede la difesa di Roseto. Post basso di Bisconti che ha cambiato il piede perno, è un'infrazione di passi, proviamo al limite questo fischio. Secondo me è veramente al limite, perché credo che avesse fatto un bellissimo lavoro col piede perno sinistro. Adesso lo riguardiamo per noi, sì, è più facile, e credo che insomma hai ragione Giorgio, non c'era questa infrazione di passi, no, sanzionata a Luca Bisconti che aveva messo sul parquet davvero un grande movimento di classe. Però gli errori li fanno tutti, voglio dire, ci sta da una parte e dall'altra, quindi non cambierà l'esito di questa partita. Partita che non trova padrone, partita che è diventata molto più tecnica, molto più dura. Roseto si affida, e perché può farlo di più, al gioco interno. Ravenna che deve trovare di nuovo fluidità nel passaggio e qualche tiro da fuori in più. C'è un time out qui alla Palacosta, lo ha chiesto coach Lanfranco Giordani, che vuole magari anche fare rifiatare i suoi visto le rotazioni ristrette a causa dell'assenza di Charlie Foiera. Vedremo questi 6 minuti e 14 che ci separano dalla conclusione forse della partita, a meno che non sia forse, overtime. Vedremo anche che impatto avrà la stanchezza nelle gambe dei giocatori che hanno giocato domenica. Hanno giocato domenica a Chieti, oltretutto proprio in un tempo supplementare, quindi 5 minuti di fatica supplementare per Ravenna. Sollasso ancora in panchina. Buona scelta di Giordani, perché anche nelle uscite precedenti Adam era arrivato un po' appannato nel finale punto a punto. Certamente. C'è tanto bisogno di lui, perché l'attacco di Ravenna deve necessariamente passare dalle sue mani. Questa partita si deciderà sicuramente alla fine. Eccolo, ecco Broglie, invitato al tiro, che sbaglia, poi è il più lesto a avventarsi sul pallone, si lotta a rimbalzo, come non è il più, la palla cade nelle mani del più piccolo in campo, Eugenio Rivali, nel senso della posizione innato, poi Rivali va a conquistarsi due tiri liberi al centro dell'area, sul palleggio arresto e tiro, sul fallo di Bisconti. È il secondo fallo personale del lungo di Roseto, è il secondo fallo di squadra per la Modus FM, mentre non ha ancora commesso alcun fallo l'Akmar in questo quarto periodo, e anche questo probabilmente potrebbe incidere in un eventuale finale punto a punto. Occorre sottolineare che Rivali non sta sbagliando una pensata, ha trovato un mismatch favorevole, ha attaccato in lungo e ne ha avuto ragione andando a prendere due tiri liberi. Segna il primo Eugenio Rivali e sale a quota 13 nella sua partita, ci sono anche 5 rimbalzi e 3 assist. Una partita di spessore notevole per Eugenio Rivali, che non sbaglia neanche il secondo e dà la parità a quota 71 quando mancano 5.50 al termine della partita del Palacosta. Stanic, serve Genovese,
Ravenna ha bisogno di qualcosa in più da Broglia, visto l'assenza di Foiera. Se Broglia e Cicognani non producono qualcosa in più sarà fatica. Qui ottima difesa di Tambone, che si mette sulla direttrice di penetrazione di Sauel, costringendo a fallo in attacco. Vediamo il replay. Anche questo fischio, a mio avviso, abbastanza al limite. È il quarto fallo di Sauel quando mancano 5:37 al termine della partita. 4 falli Sauel, 3 falli per Legion nelle file della Mobius FM. Per Ravenna c'è solo il capitano Francesco Moni, gravato di 3 penalità, mentre a 2 falli ci sono Rivali e Locci. Fischiata pesante e comunque altra buona giocata difensiva di Matteo Tambone, che insomma per essere un 19enne è stato bravo, perché sullo spostamento della palla di Sauel ha indovinato la parte dove lui voleva penetrare. Non sappiamo se è un vantaggio o uno svantaggio, perché onestamente Sauel non sta interpretando la partita al meglio, però sicuramente un americano nei momenti che contano servirà. Bravo Tambore che ha fatto una palla recuperata. Credo che questo deve essere un po' quello che deve fare Ravenna negli ultimi minuti: una bella difesa, tenere fuori le penetrazioni per non concedere poi sugli scarichi facili tiri da 3 punti. Riprende il gioco dopo il time out chiesto da coach Phil Melillo. 5:37 al termine, 71 pari tra Akmar Ravenna e Modus Roseto. Tambone ha prodotto una partita solida da 7 punti e 4 assi. Molto bravo questo ragazzo, classe 1994. Quanto è bello vedere giocare i giovani, soprattutto se sono italiani, lasciamelo dire. Sì, e poi soprattutto se sono tanti under, se lo meritano, giusto che vadano in campo. Zona di Roseto nel frattempo, dopo il time out, prova a mettere qualche granello di sabbia negli ingranaggi di Ravenna. Nel frattempo siamo arrivati agli ultimi 5 secondi della stagione, non è successo praticamente niente. Benedetti forza da 3 punti, il tiro non vede neanche il ferro. Infrazione di 24 secondi per l'Akmar, che rimette in campo Adam Sollazzo al posto proprio di Luca Benedetti, che non è contentissimo della decisione del suo coach, ma deve accettarla. Bravo Filmelillo a sorprendere la squadra ravennate con questa zona, che ha prodotto un recupero da 24 secondi. Visconti serve Sauel, premiato il taglio di Legion. Arriva Visconti per il pick and roll, attacca il centro dell'area Legion, Sollasta lo scippa e va in campo aperto. Attenzione a Stanic, molto bravo Sollasta, più bravo di lui, alza la parabola di mano destra sul lato sinistro. Direi che tutti sono accorti che Sollasta è rientrato. Palla recuperata e bel canestro in contropiede. Sauel già dall'altra parte, si cerca Visconti in post basso contro Amoni. Cerca l'avvicinamento Visconti, ribaltamento per Legion, fa saltare Sollasta. Carica poi nell'angolo per Genovese, quinta tripla di Genovese. Amoni si arrabbia tantissimo con Broglia, che si è staccato per aiutare, gli ha detto non aiutare, fa sempre canestro. Amoni nell'angolo regala una tripla libera a Tambone, ripaga con la stessa moneta. Tambone che sale in doppia cifra a quota 10, esulta Giorgio Bottarone e ne ha ben donde il suo pupillo. Sta facendo un partito bello, la partita stanno facendo canestri importanti, pesanti e difficili. Visconti in post basso, tutto il gioco di Roseto adesso parte di lì. Ribaltamento di lato, intercettato da Eugenio Rivali, che poi si scatena in campo aperto, 2 contro 1, Rivali per Sollazzo. Genovese cala, abbassa il braccio, poi guarda male l'arbitro. Melillo voleva un fischio per un'infrazione di passo di Sollazzo, che a mio avviso questa volta non c'era. Guardiamo il replay e invece forse aveva ragione anche questa volta coach Melillo. È il quarto fallo di squadra di Roseto, che con questo fallo esaurisce il bonus. Ancora nessun fallo per l'Akmar nel quarto periodo. Diciamo che il rivale una volta di più ha capito tutto, ha flottato in mezzo all'area per scongiurare il taglio interno dei giocatori di Roseto, e questo bravo ritornare di passaggio a rubare la palla. 2 su 2 di Adam Sollazzo, che dà 2 possessi di vantaggio all'Akmar. 78 Ravenna, 74 Roseto, 3:43 al termine della partita. Stanic per Sauel, che ricciola al centro area, ancora Rivali con le mani velenose, questa volta però va a commettere fallo, è il suo terzo fallo personale, primo fallo di squadra per l'Akmar Ravenna in questo quarto periodo. Sollazzo voleva un'infrazione di passi, non è d'accordo con lui l'arbitro, che consegna palla per la rimessa laterale a Stanic. Stanic serve Sauel in punta sul blocco di Visconti, attacca il cuore dell'area, sbaglia, rimbalzo di Tambone. Rivali
a tutto gas, Peramoni in transizione da tre punti, la palla balla sul ferro e esce, si lotta a rimbalzo, palla poi finisce nelle mani di Legion. Saul è già dall'altra parte, di esperienza Saul è rimasto un giro indietro e ha trovato due punti facili facili. Tambone avrebbe la possibilità di tirare, ma saggiamente decide di recuperare e far giocare la squadra, rivali sul lato, fa saltare Legion, step back da tre punti, tiro corto, si lotta a rimbalzo, l'ultimo tocco è di Bisconti, rimessa dal fondo per Ravenna e altri 24 secondi e altri 24 secondi per l'attacco giallorosso. Se non ho visto male, Stanic faccia a faccia su rivali per impedirgli la ricezione. Amoni da tre punti, faccia genovese, tiro forzato e sbagliato questa volta dal capitano giallorosso. Direi che magari potevano aspettare un attimo di più ed eseguire, adesso credo che chi esegue meglio potrà portare a casa la partita. Sauer attacca Tambone che va a spendere il suo secondo fallo personale, ci saranno due tiri liberi a disposizione, anzi no, rimessa in zona d'attacco per Roseto. Al limite anche questa cosa qua, è difficile fischiare questo genere di situazioni perché non sai mai quando ha raccolto la palla. Rimesso al fondo per Rosetto, esegue Nicolas Stanic, cercato e trovato Sauel sul lato, Visconti vuole restituire la palla al suo esterno, brutta combinazione tra i due, palla persa, Sauel non rientra, c'è una superiorità numerica per Ravenna, rivali per Broglia, attacca il cuore dell'area, Tambone a tre punti non esita, prende la tripla, tiro buono ma sbagliato, Ravenna si sta un po' accontentando del tiro da fuori adesso. Sono d'accordo con te, soprattutto in fase di transizione devi costruire qualcosa di più pericoloso, andare anche perché gioca in casa e cercare un fallo. Stani, anche perché Rosetta ha esaurito il bonus tra l'altro, Legion da tre punti senza ritmo. Rimbalzo di Tambone, graffiata anche in questo caso Ravenna con un tiro completamente fuori dai giochi. Un po' di stanchezza, vediamo cosa tira fuori dai blocchi. No, rizzito il pick and roll, rivali. Rivali attacca. Stanic, poi la palla carambola nelle mani di Sollazzo. Sollazzo, ultimi 5 secondi, si butta dentro col contatto di Bisconti, non c'è il fallo. Rimbalzo dello stesso Bisconti. Stanic, genovese nell'angolo, Saul completamente libero da tre punti. Non può esimersi, ma sbaglia anche questa. Rimbalzo di Broglia, sempre 78-76, ultimi 90 secondi di gioco. Le squadre sono obiettivamente stanche e sulle ginocchia, lo stanno facendo vedere. Sì. Vincerà chi avrà più attributi, più sangue freddo. Post basso di Sollazzo contro Saul, gravato di 4 falli. Cerca l'avvicinamento, Saul lo scippa. In collaborazione con Genovese si lancia in campo aperto. C'è il fallo di rivali. Vicinissimo al potenziale gioco da 3 punti Saul. Quarto fallo di Eugenio Rivali. E il gioco riprenderà con due tiri liberi a disposizione di Kevin Sauel dopo il time out chiesto da Lanfranco Giordani. Dicevamo, le squadre sono evidentemente sulle ginocchia, come avevamo previsto il punteggio si è abbassato, si è passati dal 46-51 al 78-76 Ravenna con un parziale di 32-15. Roseto ha segnato 15 punti in 18 minuti e 30. Ebbene, le cose cambiano, d'altra parte è più stanchezza non solo fisica quanto mentale, i giocatori stanno un po' rifiutando di eseguire, stanno un po' abbandonando i giochi lunghi, i giochi che coinvolgono tutti e cinque i giocatori, affidandosi a uno contro uno, isolamenti o pick and roll occasionali. Credo che per una partita di questo livello occorra un po' di più. Cantano senza sentire la fatica i tifosi di Roseto, che sono davvero encomiabili per come hanno seguito la squadra e per come l'hanno sostenuto lungo tutto il corso dei 40 minuti. L'arbitro va a richiamare Melillo dicendogli che il time out è finito. Giorgio, tu che di time out ne hai gestiti a centinaia nella tua carriera, ne fareste volentieri a meno di questi richiami, vero? Ma sai, ognuno tira l'acqua sul mulino, loro devono osservare il regolamento, noi vogliamo fare il nostro lavoro. Vuole un po' di flessibilità da entrambe le parti. Il gioco riprende con due tiri liberi a disposizione di Sauel, tiri liberi che possono dare, se realizzati entrambi, la parità a quota 78. Sbaglia il primo Sauel, comunque vada Ravenna rimarrà in vantaggio. Non ci sono stati, anzi c'è stato un cambio, è uscito Tambone, è rientrato Luca Bedetti per Ravenna. 1 su 2
di Sauel, Ravenna avanti di un punto, 78-77. I rivali superano la metà campo. Servito a Moni, sollasso, cambio difensivo, anzi, sì, cambio difensivo. Rivali attacca Stanic, c'è il contatto. Sta in aria in esternità, ma sbaglia. Ha rimbalzo l'attacco a Moni, è il più destro di tutti. Quando siamo entrati negli ultimi 50 secondi di gioco, i rivali a impostare un nuovo gioco d'attacco con 24 secondi nuovi. Sollasso riceve, marcato da Legion. Vuole il pick and roll con Amoni, poi attacca il centro dell'area. Filo capolinea! Il canestro di Adam Sollasso che vale più 3. Le responsabilità doveva prendersele, le responsabilità se le è prese. 80-77 Ravenna, discrepanza di 10 secondi sul cronometro della partita. Sowell da 3 punti per il pareggio, non va, rimbalzo di Amoni. Rivali, supera la metà campo, c'è il fallo di Visconti. Esultano sulla panchina giallorossa, ci saranno due tiri liberi a disposizione di Eugenio Rivali. Terzo fallo di Luca Visconti. Rivali, adesso sarà importante che Rivali realizzi almeno un tiro libero per dare due possessi di vantaggio, chiaro, all'Akmar. Non si può dire che Roseto abbia preso cattivi tiri, ne ha presi tanti Sowell, che stasera sicuramente non trova il ritmo giusto, non sente la palla e ha graffiato una volta di più Ravenna. 5 su 20 dal campo per Sowell questa sera e 0 su 6 da 3 punti. Amoni prezioso invece perché Rivali riesce a rubare rimbalzi attacco capendo in anticipo le intenzioni dei propri compagni. Rivali segna il primo tiro libero e dà 4 punti di vantaggio all'Akmar quando mancano 15 secondi e 6 decimi. La partita è ancora lunghissima. 2 su 2 di Rivali e 5 punti di vantaggio per l'Akmar. Adesso Roseto dovrà andare a un tiro veloce. Legion attacca, Sollasso difende bene tutto su di lui. Si va da Stanic che si incapriccia in palleggio. Arriva Amoni a spendere un fallo. Ed è un buon fallo, visto che Ravenna non è ancora in bonus. Mancano 5 secondi e 6 decimi. Ravenna è vicinissima ad allungare la sua striscia di vittorie a 4 partite e a rimanere in testa per il momento, direi, da sola, visto che non va la tripla di Legion. Finisce qui al Palacosta. L'Akmar Ravenna batte la Modus FM Roseto con il punteggio di 82-77. Tutti in piedi, i tifosi giallorossi che numerosi e calorosi come sempre hanno assiepato le tribune del Palacosta. C'è il 5 tra la mia spalla tecnica, Giorgio Valli e Lanfranco Giordani, amici di vecchia data. Una bella soddisfazione per Lanfranco che non allenava i senior da tanti anni, lui si era dedicato soprattutto al femminile e alle giovanili, certo. È rientrato alla grande, direi. Prima una vittoria di un campionato, adesso questa partenza sprint in Lega 2 Silver con, almeno per il momento, potrebbe essere in testa da solo Ravenna, visto che Omegna ha perso ieri sera, Roseto ha perso qui al Palacosta e Corato stava perdendo in casa contro Chieti. Ma credo che la notizia più bella, oltre alla vittoria meritata per i ragazzi di Giordani, sia quella di averla conquistata davanti al proprio pubblico, davanti a una grande squadra e soprattutto senza Charlie Foiera. Quindi credo che vada un merito in più a questa Ravenna. Al di là di quelle che saranno le considerazioni finali e tecniche, magari riprenderemo dopo, hanno imposto la loro difesa nel secondo tempo e hanno avuto ragione della partita. Grande prova di maturità, come dicevi tu, del gruppo allenato da Lanfranco Giordani, che priva di Charlie Foiera ha tirato fuori orgoglio e una prestazione maiuscola da parte di tutti i suoi giocatori. L'esame di tabellino finale, ci sono 25 punti di un immenso Adam Sollasso, 16 di Rivali, 15 di Francesco Moni, 10 di Matteo Tambone, 7 per Luca Bedecchi, 6 di Giacomo Cicognani e 3 di Giorgio Broglia. Sulla sponda rosetana ci sono 17 punti di Visconti, il migliore dei suoi con 24 di valutazione, 15 punti di Legion, tutti nel primo tempo, 13 punti di Sowell, 11 di Stanic, 15 punti di un ottimo genovese con 5 triple. Non sono bastati a coach Melillo 5 giocatori in doppia cifra, ci sono anche 2 punti per Leo e 4 punti di Pierpaolo Marini, mentre al Palacosta, come dopo ogni vittoria, parte l'inno di questa squadra. Lasciamelo dire, Giorgio, una squadra che lo scorso anno è stata rifondata sul concetto di romagnolità a partire dal suo allenatore Lanfranco Giordani, che è un romagnolo doc verace, passando per Luca Bedetti, un riminese di quelli proprio
super mega veraci per passare a rivali e vedete e rivali e Broglia pesaresi che comunque sono alla stregua di romagnoli, tanti ragazzi del vivaio, tanti ragazzi del territorio, un importante legame che fa sentire la squadra ancora più vicina ai suoi tifosi. Ti lascio la parola un attimo che nel frattempo raggiungo gli due allenatori per un commento post partita. D'accordo, infatti sulle note di Romagna Mir